best on worried animals. Signora Prefetto di Imperia, signor Presidente del Consiglio Provinciale, signor Vicepresidente, signori consiglieri, signori Presidente di Commissioni, signori Assessori, signor Questore, signor Comandante Provinciale dei Carabinieri, signor Vicecomandante Provinciale della Guardia di Finanza, signora Segretario Generale, personale dell'amministrazione provinciale, organi di stampa e cittadini tutti, presenti questa sera in occasione dell'ultimo Consiglio Provinciale che chiude il mandato conferitoci or sono 5 anni e sancisce la fine di un'assemblea eletta direttamente da tutti i cittadini della provincia di Imperia, ultima nella storia dell'ente. In occasione dell'apertura di questa assise provinciale, uscita dalle urne nelle giornate del 28 e 29 marzo dell'anno 2010, al compimento del 150° anniversario della fondazione della stessa istituzione provinciale, 14 luglio 1860, come ci ricorda l'epigrafe alle nostre spalle, estesi a tutti voi, consiglieri, una sincera e cordiale richiesta di collaborazione e sostegno in senso alto e responsabile. Lo chiese a tutti i membri della maggioranza su cui si è sostenuta nel tempo questa amministrazione, ma lo chiesi anche a voi, consiglieri di minoranza, nella convinzione che tutti coloro che intendono davvero rispettare il mandato popolare legittimato dalle urne abbiano chiaro l'unico scopo cui deve tendere chiunque si trovi ad operare in quest'Aula: amministrare bene, con scrupolo, responsabilità, lungimiranza questa nostra provincia, con dedizione e compassione, con mente aperta al confronto e sgombra dal pregiudizio. Devo riconoscere, signori consiglieri e assessori, che avete, anzi abbiamo tutti, rispettato questo impegno. Perciò esprimo il più vivo apprezzamento per la correttezza manifestata in questo consesso, il rispetto reciproco, la mancanza di personalizzazioni improprie, l'assenza di accanimenti gratuiti e, al contrario, come molti hanno sottolineato e che ringrazio, la ricerca e l'esercizio dei valori di tolleranza e libertà, secondo i quali tutti si sono espressi nelle loro diverse convinzioni in tono di civile confronto in quest'aula antica e nello spirito identitario più profondo. È merito poi del Presidente del Consiglio, che mi affianca dall'aprile del 2010, aver mantenuto costantemente i toni assembleari entro i limiti giusti e naturalmente animati. Non sono mancati tra questi scranni momenti difficili e complicati, i quali tuttavia non sono mai andati oltre il confronto vigoroso e men che meno mai scaduti o trascesi nella mancanza di rispetto dell'avversario politico. Mai si è usato nel dibattito amministrativo strumento diverso da quelli propri nel trattare i temi in esame, come purtroppo constatabile in altre realtà locali, ove il ricorso a dinamiche esterne non è infrequente. Eppure il confronto c'è stato, e come? Sostenuto da un crescendo di problematiche anche talvolta apparentemente incolmabili. Il rispetto umano e il tratto personale tra le parti non sono mai venuti meno e hanno confermato una classe politica viva nella sua accezione semantica migliore,
non proterva e negativa, ma democratica e positiva, egregiamente in grado di ascoltare, di dialogare, di interpretare e di decidere. Avete, e se mi è permesso, abbiamo onorato, signori consiglieri, una tradizione amministrativa che non è solo nostra, ma discende dall'appartenenza consapevole e maturata dai tanti che in quest'Aula hanno contribuito a rendere grande un albo di presenze quasi impressionante dal 1860 ad oggi. Dall'onorevole Biancheri, emblema di questa terra e della storia parlamentare nazionale, fino a colui al quale abbiamo reso doveroso tributo qui, nel suo ultimo passaggio terreno, l'onorevole Manfredo Manfredi, presidente provinciale dal 65 al 76. Ricordiamo anche con commozione il consigliere Vittorio De Siglioli, scomparso nel corso del suo mandato, grande amministratore e uomo amato da tutti. Saluto tutti i presidenti che mi hanno preceduto e che ancora oggi non di rado si affacciano sulle soglie di questo palazzo, ai quali all'atto del nostro insediamento abbiamo voluto tributare e stasera vogliamo confermare omaggio particolare in segno di riconoscimento, da Leone Pippione a Luciano De Michelis, da Gabriele Boscetto, dal quale sono stato chiamato a far parte della giunta provinciale nel 1995, ed erano davvero altri tempi, a Gianni Giuliano che mi ha direttamente preceduto nel ruolo. Questa amministrazione, senza avere questa sera la pretesa di tracciare un quadro esaustivo dell'azione svolta nel suo difficile percorso, rimarcato da tutti, ha attraversato senza dubbio uno dei periodi più travagliati della storia delle province d'Italia, quello della pre-liquidazione istituzionale. Insieme, ne siete testimoni, abbiamo partecipato ed abbiamo assistito, salvo un periodo iniziale di apparente calma ordinamentale, alla profonda mutazione di indirizzo della nostra realtà amministrativa in termini giuridico-avvenimentali, che mai francamente ci saremmo attesi. Sacrificate sull'onda dell'antipolitica, della riduzione ingiustamente presunta della spesa pubblica, della caccia agli sprechi non veri e dall'abolizione dei privilegi di casta, le province hanno pagato per tutti. Né può rifonderci delle amarezze subite la constatazione, dopo che queste gloriose istituzioni sono state sanguinosamente ridimensionate, quando non effettivamente svilite, il fatto che l'opinione pubblica ora sembra attribuirci il riconoscimento secondo il quale questi enti erano e sono i meno dispendiosi, i meno censurati dall'organo contabile, i più vicini, dopo i comuni, ai cittadini. Ciò in quanto non alimentano se stessi, ma erogano servizi concreti al territorio, declinati nel mantenimento degli indici qualificanti la sostenibilità della vita in termini di ambiente, di trasporti, viabilità, scuole, lavoro, sviluppo, cultura, promozione del territorio, mostrando ai loro elettori, come facevano continuamente, l'utilità del loro esistere. Il nuovo modello di gestione che il legislatore ha inteso confusamente traguardare ed è ancora in fase di definizione, ed io pur scettico voglio pensarlo con le parole che Bertolt Brecht mette in bocca al suo Galileo, inquisito e tormentato. Mi lascerei rinchiudere in una prigione 10 tese sottoterra, dove non penetrasse un filo di luce, purché in cambio potessi scoprire di che cosa è fatta la luce. Anch'io, come
ritengo molti dei presenti a quest'ultima convocazione consiliare, mi sentirei più sollevato per quello che ho constatato e forse si appaleserà in seguito con completezza, se almeno potessi intravedere uno spiraglio in fondo al buio. Me ne andrei più contento se capissi oggi cosa i cittadini debbono attendersi domani dalle nuove province ridotte ad organismi di secondo livello e pur di area vasta, né ancora definite nella sostanza. Ma così è e nulla giova recriminare. Non di meno, lasciamo a chi verrà dopo di noi un ente in grado di continuare a garantire servizi che gli saranno affidati, in un quadro di sostanziale tenuta economica ed equilibrio finanziario, oggi mantenuto nonostante tutto, anzi contro tutto, con saldo indirizzo politico-amministrativo che in questi ultimi anni siamo stati in grado di esprimere insieme. Questo ente, con deliberazione numero 19 del 30 aprile 2013, ha avviato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con successiva deliberazione del luglio 2013 ha approvato il piano di riequilibrio relativo, poi aggiornato ed integrato con successivi provvedimenti a lungo dibattuti in quest'Aula. Il suddetto piano è stato approvato dalla Corte dei Conti, sezione di controllo regionale, il 10 luglio 2014, prevedendo un disavanzo di parte corrente di 7.165.939. Nel piano era prevista come misura determinante al ripristino degli equilibri di bilancio, nel rispetto del patto di stabilità, la vendita del pacchetto azionario dell'Autostrada dei Fiori, poi felicemente realizzato. Con i proventi è stato così possibile realizzare la copertura del disavanzo e pervenire, dopo costante azione di contenimento della spesa e con l'attuazione del piano di prepensionamento con requisiti anti-Fornero, a risultanze che possono essere così delineate per il 2014, come risulta dal verbale di chiusura e dal monitoraggio del secondo semestre 2014 del patto di stabilità. Avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.054.057, di cui 650.388 derivante dalla gestione di competenza e al rispetto del patto di stabilità. A tutti. È evidente pertanto come questo ente abbia abbondantemente ripristinato gli equilibri di bilancio coprendo tutto il disavanzo pregresso. Quando qualcuno si addentrerà nell'analisi delle vicende finanziarie della nostra provincia si renderà conto che mai in tutta la sua storia un'amministrazione provinciale era riuscita a condurre in porto una manovra di tale portata, solo grazie alla quale è stato possibile letteralmente mettere in sicurezza l'ente. È ricorso ad ulteriore alienazione del patrimonio immobiliare, attivato per tuziorismo in conformità alla circolare Madia del gennaio 2015, in concerto con le altre province già in predissesto, è stato attuato nel caso in cui i relativi proventi dovessero servire a seguito di nuovi tagli di misura insostenibile. Ma anche in tal caso crediamo che la vendita delle colonie storiche di Nava e della caserma dismessa dei Vigili del Fuoco di Imperia sia misura più che sufficiente a scongiurare ogni depauperamento ulteriore dell'ente, che si tradurrebbe nella perdita dell'attuale presidio del governo sul territorio, così come presidio ben rappresentato ed autorevolmente rappresentato da questo storico palazzo che convidiamo con la prefettura
e dal Comando Provinciale dei Carabinieri insediato storicamente nell'adiacente caserma Somaschini. Abbiamo snellito il quadro delle partecipazioni, garantito risorse per le funzioni fondamentali, avviato un processo che ci auguriamo non si interrompa di soluzione in prospettiva di gestione pubblica ed autosufficiente del servizio di smaltimento dei rifiuti, dell'approvvigionamento idrico, della difesa del suolo, e non lasciamo dietro di noi problemi irrisolvibili o profili compromessi destinati a vita effimera. L'ipotesi amministrativa tracciata nel 2010, 5 anni fa, ha dovuto, nel tempo e nel contesto del continuo mutamento in cui si inseriva, subire ridimensionamenti, aggiustamenti e costanti adeguamenti. Siamo consapevoli che non tutto il programma enunciato e promesso è stato tradotto in pratica. Le linee programmatiche di allora, assunte oggi quale parametro teorico di giudizio, non ci possono quindi né premiare né per questo accampiamo scusanti. Compito della politica è dare sempre e comunque adeguate risposte, effettuare scelte opportune, insomma decidere nell'ambito assegnatoli dalla legge. Pur con questa limitata capacità di azione, quando, come rimarcato, non di adeguatezza, che ho più volte colto anche nella maggioranza che ha costituito la base democratica dell'esecutivo, con fibrillazioni correlate ad emotività specifiche, comportanti scelte dolorose ma congruo, devo constatare al termine di questi 5 anni che una maggioranza ha comunque tenuta e si è riconosciuta nella giunta, consolidata e ridefinita dalla coagulazione di un quadro politico assestato a metà circa del percorso di mandato. Giunta con la quale ho condiviso scelte fatte di analisi, approfondimenti, confronti, sempre assunti, mi piace sottolinearlo, all'unanimità, ma senza manierismo e in uno spirito di costante stima ed amicizia. Giunta i cui componenti tutti, gli attuali e quelli del 2010, voglio elogiare e ringraziare per lo spirito di squadra dimostrato nella fattiva interlocuzione quotidiana con il Presidente. Giunta che, non dimentico, ha vissuto con tutti voi, signori consiglieri, il passaggio epocale tra l'essere tutt'uno con la Presidenza e finire nel nulla con il nuovo pseudo ordinamento. Giunta che ha svolto con competenza, anzi abnegazione, il suo compito, amaramente ripagata, da ultimo, con la consapevolezza di essere esclusa da ogni pur transitoria possibilità di prosecuzione nella sua azione e nel suo impegno politico. In questi anni, cari consiglieri capigruppo, abbiamo spesso dibattuto temi del presente e del futuro, e in tutti voi, indistintamente, al di là dell'appartenenza e della militanza, devo ligiare impegno, generosità e creatività messe in campo. Devo anche, e mi piace farlo pubblicamente, ricollegandomi ad altri tempi ed altre circostanze del mio servizio politico-amministrativo, rimarcare il ruolo poco visibile ma preziosissimo delle commissioni e dei loro coordinatori, organismi in cui i componenti hanno sempre svolto opera di elaborazione contenutistica approdata comunque nel dibattito dell'Aula, e l'abbiamo ancora constatato questa sera in apertura. In altri termini, un validissimo affiancamento funzionale dell'Assemblea consiliare. Il fatto è che nelle commissioni si elabora il contributo migliore, quello in cui l'innata individualità del politico si fonde nel lavoro comune. Ma lasciatemi tornare a un sommario bilancio della nostra attività d'istituto. In questi anni
schematizzando l'azione prodotta nelle sue linee fondamentali, abbiamo contribuito ad una radicale razionalizzazione e dismissione delle società di partecipate o di asset, mantenendo le aziende che svolgono un vero ruolo di servizio e supporto alle apparentemente definite funzioni dell'ente. Siamo consapevoli che ancora sul tappeto rimane il problema del trasporto pubblico locale, al quale sono legate le sorti di molte famiglie che vi lavorano e di tantissimi cittadini che ne costituiscono la base fruitoria. È di questi giorni il contenzioso, ancorché in via di definizione, e devo elogiare il lavoro del signor Prefetto in quest'opera di definizione, che potrebbe consentire un ritorno alla normalità di gestione e all'avvio dell'auspicato in un quadro regionale uniforme in cui le aziende operanti possano esercitare in pieno e in sicurezza la loro funzione. Ci auguriamo che tutti possano contribuire al superamento delle pesanti e persistenti criticità. Attraverso una grande crisi finanziaria generale nel periodo cruciale del nostro quinquennio, reagendo con coraggio ad un, e mi piace dirlo in questi termini, avvertibile regresso della cultura istituzionale in generale del Paese, traguardiamo ora con più serenità il futuro dell'ente, salvo ulteriori tagli che comunque troverebbero approntate misure di sicurezza, come ho già accennato. Per quanto attiene il quadro di fornitura delle risorse atte ad assolvere nel medio periodo le funzioni attribuite alla provincia, non si pongono problemi apparenti per la copertura degli organici rideterminati dalla legge 56/2014 e riferita alle obbligazioni proprie conferitici. Rimane il problema già sottolineato dei precari e delle definizioni borderline. Altra partita ancora tutta da definire, infatti, per ciò che attiene quanto previsto dal disegno di legge 388 della Regione Liguria in fase di traduzione in legge, è la riassunzione delle deleghe a suo tempo affidate alle province e in particolare la loro garanzia in termini di copertura finanziaria. Senza dimenticare le grandi opere infrastrutturali che hanno fornito materia costante dei lavori di questo Consiglio, i temi della viabilità provinciale e dell'assetto e tenuta del territorio in parte sono stati risolti o comunque avviati a definizione. Certo che nella prospettiva di risorse vistosamente decrescenti, i sindaci, futuri rettori di questo ente, dovranno valutare o meno il mantenimento in capo allo stesso del medesimo assetto, costituito da una rete di oltre 840 chilometri di strade, per lo più in zona collinare o montana e quindi di assai onerosa manutenzione. Così come, e proprio di recente è stato rimarcato in quest'aula consigliare, l'ammodernamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici superiori, risalenti nel tempo o recenti, ma al pari necessitanti di manutenzione, non potranno fare a meno di predisporre l'allocazione di ingenti risorse dedicande, oltre a quelle già stanziate. Mi avvio a concludere. Ringraziando la nostra segretaria generale, dottoressa Concetta Tortorici, garante e testimone partecipe di tanta parte di quotidianità amministrativa della provincia, a cui tutti siamo legati da stima e riconoscenza per la sua preparazione professionale e per la sua grande disponibilità umana. Riserverò al personale, del quale condividiamo a fondo le ansie e le preoccupazioni per il futuro, tutto il giusto, doveroso e cordiale cenno di commiato, nonché di riconoscenza. Tuttavia, non posso esimermi dal ringraziare
in prima persona, e mi associo a chi già lo ha fatto, coloro che, anche al di là del loro compito istituzionale, accompagnano da sempre i lavori di questo consesso assembleare e che forse più di altri proveranno lo stress derivante dalle modifiche. Dallo staff del Consiglio Franca Piotta e Loredana Pross, dalla Detto Stampa il nostro Maurizio Tagliano, dai Messi e addetti al servizio Paolo Trucco, Michele Gollo, Fabrizio Alecci, Patrizia Berio, Guido Merano, l'autista, alla mia segreteria, che cito per ultima ma non in ultimo, con la capo di gabinetto Anna Ansaldi e collaboratrice Marina Vegno, Antonella Barbolini, Angela Sodano e tutti quelli che negli anni ne hanno fatto parte e sono qui presenti questa sera. Ringrazio per la loro costante azione i signori dirigenti e funzionari che con la loro presenza integrano questa solenne convocazione. Ora è tempo di chiudere. La provincia di Imperia è sempre stata, con voi e grazie a voi, consiglieri provinciali, più che presente a se stessa nel campo dei valori. Illustre, fra le genti liguri per tradizione di fierezza, tenacia ed antica adusanza a duro lavoro, in una terra aspra, impervia ed avara di risorse, la popolazione imperiese, a prezzo di oltre 1200 caduti, 100 deportati, stragi, persecuzioni, distruzioni in mani durante i 20 mesi di occupazione nazifascista, combatté la sua strenua resistenza per la riconquista delle leggi patrie e libertà, in concorso e sostegno, spesso cruenti, con le sue forze partigiane. Per citare l'incipit scolpito all'ingresso di questa sala, nella citazione del presidente Pertini, che con decreto del 6 luglio 79 concesse al nostro Gonfalone la medaglia d'oro al valor militare, riconoscendo in quello della libertà fierezza e lavoro, che non a caso evoca un fondamentale rapporto tra convivenza pacifica e diritti dei cittadini, valori che hanno dato il senso a questa risorgimentale provincia di Porto Maurizio, poi provincia di Imperia. Valori che hanno dato il senso anche a 20 anni della mia vita pubblica, a cui rimarrò sempre legato, come alle mie radici. Eccellenza, autorità, consiglieri, signore e signore presenti, chiudo con il mio personale commosso tributo d'onore alla nostra provincia, di cui ho avuto l'onore di rivestire la presidenza dall'aprile del 2010. E nel mio profondo essere ligure dei monti che guardano il mare, riconoscendovi la vera essenza di questa terra, mi rivolgo a tutti i cittadini del Ponente e ne saluto doti e virtù che riscontro in tutti voi che avete onorato con la mente e col cuore il mandato conferitovi. Grazie, viva l'Italia, viva la provincia di Imperia. Chiedo scusa soltanto un attimo, naturalmente questo saluto non era in scaletta, probabilmente non è neanche nel cerimoniale, ma ormai del mio informalismo e della mia estemporaneità credo che vi siete già resi conto e mi dovete subire, sono così, sono abbastanza estemporanea e quindi sinceramente al di là di quello, ripeto, che era il palinsesto, diciamo così, di questo pomeriggio, io sento il dovere di ringraziare anche a nome personale, a nome dell'ufficio che rappresento, il lavoro che è stato svolto dall'amministrazione provinciale. Io purtroppo ho vissuto poco questa esperienza e questo periodo, essendo arrivata soltanto da 2 mesi e mezzo. Però innanzitutto porto la testimonianza che mi proviene dai miei collaboratori di una lunghissima, proficua collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra prefettura e provincia. So per certo, per averne avuta testimonianza anche scritta, di tantissime iniziative che hanno visto sempre fianco a fianco queste due istituzioni
in una maniera davvero esemplare e diciamo anche non comune, perché ognuno di noi si porta dietro un bagaglio di esperienze dappertutto. Siamo anche ospiti come prefettura in molte città d'Italia, delle province, quindi inevitabilmente i rapporti ci sono, ma non sono sempre così calorosi e così solidali come io ho colto, ripeto, dalle testimonianze dei miei collaboratori e anche in questa brevissima esperienza che ho vissuto in contemporanea con la vostra vigenza, diciamo. In particolare voglio ringraziare il presidente, tutto il suo staff, perché è stato particolarmente vicino al mio ufficio nel momento in cui era privo del suo titolare. Mi so per certo che tantissime situazioni anche di emergenza che si sono vissute in quel periodo, mi riferisco in particolare alle emergenze meteorologiche, hanno visto la provincia nella sua complessità, ma in particolare il presidente, fianco a fianco del vicario, dottoressa Abruzzese, che ha retto in quel periodo la prefettura. E so da lei stessa quale forza e quale sostegno sia stato per lei sapere di potersi confrontare costantemente con un altro organismo. Credo che sia fondamentale per chi si trova a vivere una situazione all'improvviso nuova e nella quale sicuramente sapere di poter contare su qualcuno è fondamentale. Ringrazio ancora personalmente, perché in questi 2 mesi e mezzo io ho vissuto moltissime già situazioni con la provincia, abbiamo avuto qualche vertenza sindacale insieme, abbiamo avuto anche qualche cerimonia commemorativa insieme e devo dire che tutto è stato fatto in perfetta armonia e con tantissimo feeling e mi fa piacere questo e mi dispiace tanto che questa collaborazione si debba interrompere per scelte sulle quali naturalmente non faccio alcun tipo di considerazione. Posso solo dire che se la cosa, se come dice mal comune mezzo gaudio, che anche le prefetture vivano in questo momento una situazione così di confusione, di incertezza, perché come sapete anche sulle prefetture c'è questa spada di Damocle della possibile, non dico soppressione, ma sicuramente riduzione, per cui il malcontento, il sentimento anche di insoddisfazione accompagna, lo posso capire, perché attraversa anche noi che non abbiamo certezza di quella che è la nostra prospettiva e che quindi per molti colleghi in particolare anche l'incertezza di dove si continuerà la propria attività lavorativa e quali saranno le prospettive che si aprono per noi. Quindi capisco perfettamente questo sentimento e non è forma la mia, ma è veramente una condivisione, soprattutto nei confronti del personale, che naturalmente aveva raggiunto delle certezze e che in questo momento non vive sicuramente il miglior momento della propria vita. Io non aggiungo altro, ripeto, mi dispiace soltanto che questo inizio per me troppo breve non mi consentirà di approfondire i rapporti che tra l'altro con alcuni consiglieri, alcuni assessori è stato un po' più ravvicinato perché situazioni contingenti mi hanno portato già a lavorare con qualcuno di loro. Mi dispiace di non aver avuto la stessa occasione con tutti, ma non mancheranno altre occasioni, voglio dire comunque gli incontri della vita, gli incontri lavorativi non mancano. Voglio ringraziare ancora in particolare lo staff, la segretaria, la dottoressa Tortorici, perché non voglio fare differenze, ma sicuramente sono le persone con le quali mi sono rapportata di più e dalle quali sicuramente ho ricevuto solo cortesia, calore e una grandissima accoglienza, tanto da sentirmi di casa già dopo 2 giorni che ero qui. Grazie a tutti e auguri a tutti per tutto. Thank you.